questo con Piccadilly, questo qua, diciamo genere Piccadilly, perché poi c'è, diciamo, diversi altri nomi, però e la zona del Basso Lazio si cominciò a avere uno squarcio sull'attività che l'organizzazione dei casalesi aveva impiantato con la mafia siciliana. E in effetti, soprattutto intervenendo sul mercato ortofrutticolo di Fondi, dove è uno dei più grandi mercati ortofrutticoli italiani. Tenga conto che poi nel trasporto della, noi siamo riusciti a capire anche attraverso l'intercettazione, che nel trasporto della frutta, molte volte nell'intercapedine tra la matrice e il rimorchio, infilavano le armi, quindi c'era anche una distribuzione di armi, Kalashnikov e così via di seguito. È un fenomeno più che altro mediatico, perché poi non è vero, perché anche se ci sono stati dei casi, ma non hanno riguardato noi particolare, perché non c'è nessuno che può imporci un prezzo, non esiste. Lei deve immaginare 2000 prodotti e più, 2000 provenienze diverse, come fa una persona o delle persone dell'organizzazione a imporre un prezzo, non esiste, non può esistere. E chi sarebbe? Passa e passa, mi piace la natura. Che poi lì?
Però noi dobbiamo dire la chiarezza. Quando cominciano a dire c'è la camorra nel mercato, non è vero. C'è la camorra, non significa la vera camorra, io vengo da giù, so io che significa la vera camorra, non è quella nel mercato oppure quella dei trasportatori. No, tutti quanti, ovviamente, il trasportatore dice fammi fare il viaggio per Milano, fammi fare il viaggio per Torino, ma questo è per lavorare, per incrementare, per fare, ma non che ci sia la camorra dei trasportatori, del mercato o di che. Vanno su degli obiettivi molto delicati che sono tutte stronzate. Sul mercato di fondi non c'è stato mai camorra, non esiste camorra.